amici e amiche di TV City, bentrovati in questa nuova puntata di Kick Off, la rubrica di calcio internazionale per dare uno sguardo a quello che succede in Italia, in Europa e nel mondo. In questa puntata torniamo a parlare di calcio giovanile con tutti i tornei riservati alle nazionali che si sono svolti in questa estate. Cominciare dal Mondiale Under 20 che si è svolto in Argentina dal 20 maggio all'11 di giugno, un torneo che originariamente si doveva svolgere in Indonesia, ma per questioni politiche, più che altro per l'ostracismo del governo indonesiano di ospitare la nazionale israeliana, la FIFA decise poi di togliere il torneo all'organizzazione del paese asiatico e l'ha rilasciato ad un altro paese. Fu scelta l'Argentina, che da eliminata si è ritrovata paese organizzatore, quindi qualificata d'ufficio. Ma ripercorriamo il percorso della nazionale italiana del CT Carmine Nunziata, che ha esordito nel suo girone della incredibile vittoria contro il Brasile. I gol di Prati e la doppietta di Casadei hanno permesso agli azzurri di andare in vantaggio di 3 gol, poi a nulla è servita la parziale rimonta dei sudamericani, quindi prima vittoria importantissima dell'Italia contro il Brasile per 3-2. Nella seconda partita del giro invece è arrivata una sconfitta: la Nigeria si è imposta per 2-0 sugli azzurri, che i nigeriani si sono dimostrati superiori tatticamente e fisicamente, nulla hanno potuto gli azzurri di Nunziata. Nella terza sfida invece è arrivata una seconda vittoria contro la Repubblica Dominicana, la doppietta ancora di Casadei e il gol di Aprosino si girano il 3-0 finale, che ha permesso agli azzurri di superare il turno e quindi approdare agli ottavi di finale, dove hanno trovato l'Inghilterra, che si presentava a questo mondiale da campione d'Europa Under 19 in carica, quindi una delle squadre più quotate a livello di Under 20, ma gli azzurri si sono imposti per 2-1. I gol di Bandanzi e il calcio di rigore di Casadei hanno permesso quindi agli azzurri di superare lo scoglio inglese e approdare così ai quarti di finale, dove hanno incontrato la Colombia, un'altra squadra sudamericana. Anche questa volta però gli azzurri si sono imposti, questa volta per 3-1, con i gol di Casadei, Baldanzi ed Esposto, quindi 3-1 finale contro la Colombia e approdo in semifinale contro la Corea del Sud, un'altra squadra che aveva fatto un percorso molto importante in questo mondiale Under 20. E anche in questo caso il successo degli azzurri, 2-1, la rete di Casadei, poi pareggio coreano e il sigillo nel finale di Pafundi, un giocatore che giocava addirittura 3 anni sotto età rispetto agli altri compagni di squadra, quindi 2-1 per l'Italia, che così approda alla finalissima del mondiale Under 20. Per la prima volta nella sua storia ad affrontare gli azzurri c'era l'Uruguay, una squadra molto tecnica e anche avvantaggiata, diciamo, in quanto ad esperienza, avendo molti giocatori che già giocano in squadre importanti anche come titolari. Purtroppo per gli azzurri gli uruguayani si sono dimostrati superiori, hanno vinto per 1-0 con il gol di Rodriguez, che ha permesso quindi alla squadra uruguagia di laurearsi campione del mondo Under 20, mentre per gli azzurri rimane la consolazione di aver disputato per la prima volta una finale e quindi aver raggiunto il miglior risultato della storia. Passiamo ai tornei europei, cominciamo dall'Europeo Under 17 che si è svolto in Ungheria dal 17 maggio al 2 di giugno. L'Italia del CT Bernardo Corradi aveva un compito molto difficile, superare un girone con squadre molto forti, da cui la Spagna nella prima partita, Spagna che ha battuto gli azzurri, a nulla è servito il gol di Ragnoli Galli, 2-1 per gli spagnoli nel primo match. Nel secondo match ancora una sconfitta per l'Italia, questa volta per 2-0 contro la Serbia, quindi a questo punto gli azzurri erano già eliminati dal torneo. L'ultima partita ha visto la vittoria per 3-0 dell'Italia con la doppietta di Mannini, il gol di De Pieri, ma a quel punto il torneo per gli azzurri è finito. La finale, per la cronaca, si è svolta tra la Germania e la Francia, hanno vinto i tedeschi per 5-4 dopo i calci di rigore, dopo che la partita si era chiusa sullo 0-0, quindi Germania campione d'Europa Under 17. Passiamo all'Europeo Under 19 che si è svolto a Malta tra il 3 luglio e il 16 di luglio. L'Italia del CT Alberto Bollini si presentava come una delle più quotate in un girone comunque difficile nella sfida d'esordio contro i padroni di casa di Malta, facile successo per 4-0 contro quella che era comunque considerata la cenerentola del torneo, i gol di Ndur, Esposito, D'Andrea e Vignato, oltre a un calcio di rigore fallito dagli azzurri, 4-0 quindi su Malta. Poi nella seconda partita la sfida ai favoriti del torneo, il Portogallo, il gol di Lipani aveva permesso agli italiani di passare in vantaggio, poi pareggio lusitano, lo stesso Lipani poi espulso dall'arbitro e poi quindi a quel punto i portoghesi hanno dilagato per il 5-1 finale. Nella terza partita l'Italia doveva vedersela contro la Polonia, uno spareggio praticamente che valeva la qualificazione alla semifinale.
L'Italia e la Polonia hanno pareggiato sull'1-1, vantaggio polacco, poi pareggio azzurro di Hasa, il pareggio quindi poi ha permesso all'Italia di qualificarsi come seconda del girone e approdare alla semifinale, dove ha trovato un'altra squadra favorita del torneo, la Spagna. Gli italiani però hanno saputo imporsi per 3-2 sugli iberici, gol di Pignato, Pisilli e Lipani hanno permesso quindi la vittoria dell'Italia sulla Spagna e l'approdo in finale, dove hanno ritrovato il Portogallo forte di un tragitto fino alla finale praticamente perfetto, con 14 gol segnati addirittura nelle prime 4 partite, ma incredibilmente l'Italia si aggiudica la finale. Il gol di Caglioder permette all'Italia quindi di laurearsi a distanza di 20 anni campione d'Europa Under 19 in quelle di Takali a Malta. Complimenti quindi agli azzurri del CT Alberto Bollini. Passiamo all'ultimo torneo, quello Under 21, che si è svolto in Romania e Georgia, quindi in coabitazione di due paesi tra il 21 giugno e l'8 di luglio. Il CT Paolo Nicolato presentava una squadra molto attrezzata, in grado di arrivare molto avanti. La prima partita però finisce male, la vittoria della Francia per 2-1 sull'Italia, il gol di Pellegrino non è bastato, poi ci sono state molte polemiche per un gol francese viziato da un evidente fallo a centrocampo non segnato dall'arbitro, era un gol fantasma, purtroppo non visto né dall'arbitro né dalla guardalinea. Il VAR in quella fase del torneo stranamente non c'era, e quindi Italia sconfitta sia dai francesi ma anche un po' dalle decisioni sfortunate arbitrali. Nella seconda sfida gli azzurri riescono a battere però la Svizzera per 3-2, gol di Pirola, Gnonto e Parisi. Nella terza sfida, decisiva per il passaggio del turno, purtroppo gli azzurri sono stati sconfitti dalla Norvegia, che era anch'essa in corsa per la qualificazione. Il gol del giocatore della Salernitana, Botheim, elimina l'Italia, ma di fatto elimina anche la Norvegia, perché i risultati dagli altri campi hanno permesso a Svizzera e Francia di aggiudicarsi i primi due posti del girone. Il torneo poi è stato vinto dall'Inghilterra, che ha superato la Spagna nella finale di Batumi in Georgia. Il gol di Jones ha permesso quindi agli inglesi di aggiudicarsi il torneo. Il portiere inglese Trafford aveva addirittura parato un calcio di rigore allo spagnolo Berruzzo nella finale di partita. Inghilterra che chiude il torneo vittoriosa e, pensate, senza nemmeno aver subito un gol. Ma c'è un paradosso: l'Inghilterra, vincitrice dell'Europeo del 21, non potrà partecipare alle Olimpiadi di Parigi del 2024, che permetteva a 4 formazioni europee la qualificazione, un posto riservato ovviamente alla Francia, padrona di casa, e altri 3 alle migliori squadre dell'Europeo del 21. Tra i quali doveva rientrare l'Inghilterra, ma come ben saprete l'Inghilterra non partecipa da sola alle Olimpiadi, ma partecipa nel complesso della Gran Bretagna, una squadra unita con Scozia, Galles e Irlanda del Nord. Ma non essendoci una nazionale britannica che può qualificarsi al torneo, quindi l'Inghilterra da sola non può accedere alle Olimpiadi, che vedranno oltre alla Francia invece la Spagna, finalista del torneo, e le altre due semifinaliste del campionato Under 21, cioè Israele e Ucraina. Purtroppo l'Italia non c'è e manca le Olimpiadi ormai da 20 anni. Bene, questa era l'ultima notizia di questa puntata di Kickoff. Come sempre, se avete consigli o suggerimenti potete scriverlo nei commenti. Vi do appuntamento a una prossima puntata di Kickoff, la rubrica di calcio internazionale. Ciao!